l'Italia la trovi in questo posto, la rappresentanza di quello che sono i valori, le tradizioni, la trovi in posti come questo, che già in Italia stanno tutti scomparendo, a Milano ne restano pochi, li puoi contare con le punte delle dita, e li stiamo purtroppo vedendo scomparire uno per uno, senza che nessuno si faccia carico di proteggerli. Noi, questo posto qua, che esiste in questo luogo, in questo bastione da 100 anni, siate sicuri che non lasceremo che venga perso senza combattere. Noi ci troviamo all'interno del Circolo Combattenti Reduci, questo è il Giardino dei Combattenti Reduci. Noi siamo un'associazione presente in questo luogo, che è il vecchio dazio di via Alessandro Volta, dal 1919. Questo circolo è stato fondato circa un secolo fa, è stato fondato per raccogliere delle persone che tornavano dalla guerra, dei ragazzini che tornavano dalla guerra. Dopodiché si è trasformato felicemente in un posto di accoglienza di tanti ragazzi e meno ragazzi che vengono qua a passare dal pomeriggio alla sera tutta la loro giornata, in modo consuetudinario, vengono tutti i giorni. Ci sono dei ragazzi che vengono qua nel pomeriggio a studiare col computer, accanto ci sono dei veterani di 70 anni, 80, 90 anni che sono soci in questo circolo da 50 anni, che li senti accanto che parlano della vecchia Milan e parlano anche il dialetto, e tu vedi con gli occhi che ti fanno clink clink quando vedi i ragazzi che si incuriosiscono, perché se tu racconti di cosa era Milano, questo è questo circolo. Puoi vedere il nostro glicine, che ha un'età compresa tra i 70 e i 75 anni, la dimensione che ha come superficie è di circa 300 metri quadri. Oggi ci ritroviamo in questa in una situazione delicata, in quanto questo posto è a rischio, in quanto il comune vuole completare questo progetto che era nato dalla Fondazione Feltrinelli con la costruzione della seconda piramide, che prenderà esattamente la posizione di dove ci troviamo noi adesso. Quindi è prevista la costruzione all'interno del nostro giardino. Noi stiamo combattendo per mantenere il nostro spazio, parlando in maniera civile con il comune, facendo delle proposte, cercando di collaborare il più possibile per salvare il nostro giardino e il nostro glicine, perché le nostre attività con i soci di vecchia generazione e di nuova generazione vengono svolte per l'80% all'interno del nostro giardino. Un bastione, non soltanto un bastione combattenti, non soltanto un circolo combattenti reduci, ma uno degli ultimi bastioni che rimangono a Milano, che raccontano cos'è veramente la città. È uno degli ultimi posti che fa resistenza a tanti cambiamenti che sta avendo la città, resistenza positiva, perché mantengono la tradizione e i valori di quello che rappresenta Milano e anche l'Italia per il mondo. Noi al Comune abbiamo chiesto la possibilità di trattare questa situazione, perché ha senso di esistere questo posto per tanti motivi, sia sociali che voglio dire storici. Noi siamo la storia di questo posto, cioè noi portiamo avanti la storia di questo posto, cercando di salvare il ricordo nella memoria di chi ha combattuto la prima e la seconda guerra. Ovviamente non abbiamo molta disponibilità da parte del Comune, in quanto, non so per quale motivo, questo progetto vuole essere completato a tutti i costi.